Siamo tornati ufficialmente in studio. Come vedete, siamo di nuovo nel nostro vecchio studio. Perché? Perché appunto dovremo mostrarvi le immagini acquisite direttamente dalla Blackmagic che abbiamo qui, questo tastierino luminoso che state vedendo in questo momento. Praticamente è una scheda di acquisizione che acquisisce fino al Full HD e di conseguenza ci permette di avere un'immagine un pochettino più dettagliata. E oltre a questo dovremo utilizzare questo convertitore. È un convertitore che abbiamo già utilizzato nel tempo sul canale Computer Museo, che traduce il segnale in analogico in un segnale digitale in HDMI attraverso l'utilizzo anche di un alimentatore esterno. Ora noi andremo a prendere il cavo video, che in questo caso è questo qui, lo andiamo a collegare nel composito della nostra telecamera e ora, se abbiamo fatto tutto giusto, accendiamo, eccola qua, l'immagine vi arriva in diretta. Ecco, effettivamente mi dà la conferma che non avevo messo a fuoco correttamente, ma sta in questo momento acquisendo tutte le 700 linee e per fortuna non è un digitale ma è un analogico, quindi quello che esce effettivo lo possiamo tradurre in un segnale digitale, un pochettino un po' come una pellicola, chiamiamo così, che con la pellicola si può ingrandire quanto si vuole, perché la pellicola, essendo ancora stampata una foto nel dettaglio solo, però vabbè, non è il mio settore, quindi lasciamo completamente stare. Però la parte analogica in teoria funzionerebbe un po' come una pellicola, tra virgolette, tra molte virgolette. E come vedete, le immagini queste acquisite sono quelle di un circa 700 linee, infatti effettivamente è la qualità che mi aspettavo di acquisire. È un pochettino più dettagliata del nostro recorder, l'immagine ricorda quella di un po' di un super video, però possiamo notare già che in un interno molti dei colori vengono completamente tagliati. E oltre a questo, da quello che si può notare, gli infrarossi che ci sono sulla telecamera, ora non so se si possono notare bene, sono sempre attivi e non si disattivano. Più si copre ovviamente e più i sensori si accenderanno, però funziona ancora con il vecchio metodo, con il passivo, cioè non c'è un sensore attivo ma utilizza o sfrutta l'ottica, sfrutta il sensore per funzionare, oppure ancora peggio, sono sempre accesi, ed è per questo che sembra che scaldino tantissimo. L'immagine inoltre risulta un pochettino viola, non è il massimo, però adesso direi di andare a fare un ultimo test completamente in infrarosso. Siamo completamente al buio in questo momento e come potete vedere l'immagine della mia telecamera non è nulla di eclatante, a parte che sto utilizzando ancora quella vecchia che non ha praticamente di basse luci niente, di conseguenza risulta sempre in penombra. Ma oltre a questo, la nostra telecamera in questo momento è collegata e state vedendo le immagini della nostra altra telecamera in alta definizione in 720 circa, anche se è un Full HD ridimensionato, però come potete vedere completamente in infrarosso. Le immagini che riesce a catturare, come potete vedere, sono di una stanza di circa 3 metri, già a 3 metri sta dando molta difficoltà agli infrarossi. Infatti abbiamo un'immagine veramente molto granosa, cioè molto brutta da vedere, quindi se dovete riconoscere delle facce non va per nulla bene questa telecamera. Questo perché appunto gli infrarossi sono, oltre ad essere molto piccoli, anche la telecamera non è proprio il massimo per gli infrarossi. Come potete vedere inoltre ci sono gli infrarossi che sono completamente accesi, hanno questo fantomatica luce bruttissima da infrarosso del telecomando, cioè proprio sono LED di bassissima qualità, nulla di speciale, però appunto questa è l'immagine effettiva della nostra camera. Ecco, un'altra, l'ultima cosa, così chiudo in completa recensione di questa microcamera, è che come potete vedere le immagini non sono per nulla belle, gli infrarossi inoltre non si possono per nulla disattivare. Questo perché? Perché sono saldati direttamente sulla scheda e di conseguenza non ci permette di andare a toglierli, a levarli completamente. Questa telecamera l'ho presa per costruire un microscopio che vedrete più avanti nella Computer Museo. E niente, ragazzi, da questo episodio è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata.